I ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico facciano chiarezza sulle misure che intendono adottare, anche in termini di moral suasion, per la ricollocazione lavorativa del personale Eaton e per evitare che l'azienda ricorra nuovamente, come fatto l'inverno scorso, a dispetto dei dipendenti in mobilità alla stipula di contratti di somministrazione. A chieder lumi mediante un'interrogazione parlamentare è il capogruppo alla Camera e segretario della Lega Nord Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fredriga. Pare che Eaton, dopo aver licenziato con incentivo circa 50 dipendenti nel 2013 e alla luce del fatto che molti di essi non hanno trovato un nuovo impiego anche al di fuori del settore metalmeccanico, si sia rivolta all'assunzione di nuovo personale per coprire un incremento nella produzione precedentemente crollata. Un dato, spiega il deputato, che era portato al posizionamento di Gorizia al 104° posto sulle 110 province italiane, quanto a numero di disoccupati e al primato regionale detenuto dall'Isontino sulla cassa integrazione in deroga, dovrebbe indurre ad una seria riflessione sulla pressante necessità di tutelare i lavoratori e di intervenire sulle aziende che si rendono protagoniste di simili comportamenti. Per questo, conclude Fedriga, mi appello ai ministri Guidi e Poletti affinché chiariscano quali provvedimenti prenderanno per correre in soccorso alle decine di persone